è già iniziata la distribuzione ai comuni del primo contingente di 10 milioni di mascherine protettive fatte arrivare dalla Cina, dalla regione toscana. Nelle immagini vedete il presidente della regione Enrico Rossi che ispeziona il carico atterrato all'aeroporto di Pisa e poi stoccato a Calenzano nei magazzini della protezione civile della città metropolitana. Le distribuiremo alle protezioni civili provinciali, da questi poi ai sindaci, ai comuni. Mi sono sentito con il sindaco Biffoni, presidente dell'ANCI, anche con altri sindaci, e queste poi provvederanno a distribuirle casa per casa, evitando che ci siano assembramenti, e poi mi comunicheranno i sindaci l'avvenuta distribuzione. A quel punto entrerà in vigore l'obbligo di indossare sempre la mascherina quando si esce di casa. Noi vogliamo che si evitino fenomeni speculativi come quelli che abbiamo visto. La mascherina è davvero un bene primario, insomma, è uno strumento di protezione. Noi ci siamo impegnati molto fin dall'inizio a produrla anche in Toscana. Ne abbiamo ordinati altri 20 milioni in Cina perché pensiamo che non debba essere uno spot, ma un'iniziativa di prevenzione primaria che rivolgiamo a tutte le famiglie, a tutte le persone.